Buongiorno a tutti i bimbi e ai loro genitori dallo spazio morbido della sezione ragazzi. E un buongiorno anche a te, Franci. Ciao a tutti! Siete pronti a scoprire quale lettura ci aspetta oggi? Allora andiamo a vedere subito dentro la nostra borsa delle letture. Wow! Un altro episodio di Regina Lettina! Si è fatto male! Regina si è fatto male! Ma no, ma come ha fatto? Oh, non lo so! Andiamo subito a vedere! Mi sono rotto la proboscide! Oggi non ho visto Reginald! Come mai? Reginald! Ciao, Tina! Cosa hai fatto alla proboscide? Me la sono rotta! Oh, e come hai fatto a romperla? Beh, è una lunga storia! Racconta, racconta! Ecco, giocavo con Hippo! Sì? E poi mi è venuta un'idea! Far salire Hippo sulla mia proboscide. Perché? Beh, perché sì. Ok. Così mi è salito sulla proboscide. Oh no. Ma un ippopotamo pesa. Ti credo, Reginald. Te la sei rotta così la proboscide? No, c'è dell'altro. Oh. Poi è arrivato anche Rino! E anche Rino voleva salire! Oh mamma! Cosa hai fatto? Li ho fatti salire tutti e due! Oh! Ma un ippopotamo e un rinoceronte pesano tanto! Già! Te la sei rotta così la proboscide? No! C'è dell'altro! Oh. Poi è arrivata la sorella di Hippo! Oh, Hippo ha una sorella? Oh sì! È una sorellona! Oh! Voleva salire anche lei? Sì, sì! Oh no! Voleva anche suonare il piano! Davvero? Ah sì! Ma due ippopotami, un rinoceronte e un piano pesano proprio tanto, sai? Ma certo! Te la sei rotta così, la proboscide? No! Questa storia non finisce più. Reginald? Sì, Tina? Come te la sei rotta la proboscide? Ero così fiero di me che sono corso a dirla alla mia migliore amica. Ma sono inciampato. No! E mi sono rotto la proboscide. Te la sei rotta per correre a raccontarmi questa storia? È una storia pazzesca! Grazie! È una storia buffa! Un po'! Voglio raccontarla a qualcun altro! No, Tina, no! Oh! Tina, cosa hai fatto al muso? È una lunga storia!